Milano. E dopo quello che avevamo fatto anche oggi, andare ai rigori e perdere sarebbe stata veramente una delusione. È stata sofferta, ma forse ancora più bella. Più bella perché queste sono partite che rimangono nella storia di questa società, giocata benissimo, interpretata perfettamente. E secondo me la squadra ha dato un'ampia dimostrazione di superiorità oggi. Nel calcio oggi c'è stata giustizia. C'è stata giustizia, ma ce la siamo dovuta andare a conquistare con l'ultimo tiro dell'ultimo minuto. My slogan, che io avevo coniato a Bressanone, se poi alla fine è risultato così produttivo. Io devo ringraziare tutti i tifosi, devo ringraziare questi ragazzi che sono veramente splendidi. Come me hanno la maglia del Padova sotto la pelle e hanno tirato fuori qualcosa di più da quella che era la volontà, il fatto di presentarsi qui come sfavoriti ancora una volta, come gli sfigati di turno. Questi non sono sfigati, questi sono grandi uomini oltre che grandi giocatori. È una vittoria che voglio dedicare a tutti i tifosi che hanno sofferto in modo incredibile in questo periodo, e in particolare a una persona che sta soffrendo, sta lottando contro la vita, Mazzolini Giordano, che in questo momento sta soffrendo. È una dedica che la faccio col cuore, perché gli voglio stare molto vicino. Per quello che si è visto, quello che il campo ha espresso, sicuramente non c'è niente da obiettare. Il Padova ha creato più occasioni gol, il Genoa pochissime, quindi nel calcio è giusto che vinca chi ha meritato di più. E anche i tifosi biancoscudati hanno superato a pieni voti la prova, dal boato per il gol di Vlahovic all'urlo liberatorio dopo il rigore di Craik. Una giornata indimenticabile. Noi ne abbiamo sentiti alcuni prima della gara, vediamo. Ma senti, questo spareggio come lo vedi? Lo vinciamo. E tu cosa pensi? Ma dopo quello che è successo domenica scorsa mi aspetto di tutto, però sono molto fiducioso, la fortuna ha girato male per un po' e secondo me alla fine si compensa. Per me Vlahovic farà un partitone. Secondo me è la nostra arma vincente, bisogna che dimostri che vale il Padova, perché non l'ha dimostrato fino in fondo, bisogna che segni, che riesca a portare il Padova a questo traguardo. Un pronostico. Non dico niente per scaramanzia, forza Padova. Mai tanta dimostrazione d'affetto attorno al Padova, neppure l'anno scorso a Cremona i tifosi avevano dimostrato tanto attaccamento alla squadra. 80 pullman, metà dei quali organizzati dall'ICB, due treni speciali ed un interminabile serpentone di auto private. 11, forse 12.000 aficionados che hanno assiepato la curva della ferrovia e la tribuna laterale, sostenendo la squadra a gran voce durante il lungo ed inutile assalto alla porta di Spagnulo. Una sofferenza indicibile, lo sconforto per l'errore di Fontana, il tripudio dopo la rete di Craik, un finale thrilling che neppure la diabolica mente di Hitchcock avrebbe potuto partorire. Eppure qualcuno tra gli addetti ai lavori l'aveva previsto appena un'ora e mezza prima della partita. Complimenti. Abbiamo discusso lungamente di questa partita, ecco, secondo te dove si deciderà? Io ho un timore, lo dico per scaramanzia, ai calci di rigore, spero di essere smentito. E con questa ampia pagina sportiva. Angolo. E qui c'è l'intervento di Torrente su Galderisi, hanno invocato il calcio di rigore i giocatori del Padova, l'arbitro ha fatto correre, ancora il Padova in avanti, il Genoa si è solamente difeso, c'è questo cross di Galderisi per Vlahovic e il portiere del Genoa Spagnulo riesce col corpo a deviare, ancora Galderisi e ancora Spagnulo, davvero insuperabile questo portiere. Questo è il tiro di Balleri alla fine dei tempi regolamentari e ancora Spagnulo che mette sopra la traversa. Sandreani incita i suoi, si va ai supplementari. Ai supplementari, subito Vlahovic e ancora vedete Spagnulo, ancora col corpo riesce a deviare in calcio d'angolo. Padova ancora in avanti, questo è un tiro di Longhi, niente da fare. Spagnulo si salva come può. Finisce il primo tempo supplementare, un tifoso del Genoa se la vede brutta. Il Genoa però viene in avanti nel secondo tempo supplementare, c'è questo tiro di Ruotolo, Buonaiuti è bravissimo a metterlo in calcio d'angolo ed ora
Lalas, vedete, l'errore, l'unico errore della partita di Lalas, Scura vi si presenta davanti a Bonaiuti e va a terra. Il Genoa chiede il calcio di rigore. Gasparin, per lei c'era? Ma è molto difficile esprimere una valutazione dalle immagini televisive. L'arbitro probabilmente ha optato per l'involontarietà dell'intervento di Bonaiuti in uscita su Scuravi. La monetina per scegliere chi comincerà a battere i calci di rigore. Il primo tiro è di Van Schip e va in rete. Il secondo è di Fontana e lo para Spagnuolo. A questo punto i tifosi del Padova cominciano a disperare. Vedete l'espressione di questo tifoso bianco scudato. Saltiamo gli altri tutti a segno. Qui c'è la parata di Bonaiuti su Marcolin. Si rincuorano i tifosi bianco scudati. E qui c'è l'errore determinante di Galante. Lo calcia alto e adesso, se il Padova dovesse segnare il prossimo, vincerà lo spareggio. Vediamo cosa succede, l'abbiamo già visto, ma è bene rivederlo. Craic dal dischetto non sbaglia, la grande felicità, la grande gioia incontenibile dei giocatori biancoscudati in campo e dei tifosi sugli spalti. Vedete, le immagini parlano da sole, inutile aggiungere alcunché. Vedete la grande gioia, il massaggiatore Baron che porta sulle spalle il presidente del Padova Giordani che va ad abbracciare Craic, c'è il medico sociale, il dottor Munari, poi Bonaiuti. I tifosi del Padova in visibilio naturalmente. E poi il tuffo finale. Padova dunque che resta meritatamente in Serie A, le immagini parlano da sole, ha dominato, anche se gol del momentaneo vantaggio del Padova e poi il presidente bianco scudato. Vediamo le interviste.